Va ora in onda Terzo Tempo Biancorosso, la voce del tifoso, con Corrado Ferretto e Gioia Martinelli. Siamo tornati, ciao a tutti, ciao Corrado. Ciao, ciao a tutti. Senti che carichi siamo in questa prima partita di campionato, che sicuramente non è finita secondo i tuoi pronostici. Ripetiamo il risultato: Lane 2, Gian Erminio 2. Voto la squadra. È stata una partita in cui soprattutto nel primo tempo la squadra non ha giocato come sa e come avrebbe potuto. Siamo alla prima giornata, è chiaro che insomma la condizione non può essere al meglio, però la palla è girata troppo lenta, troppi errori, poca fantasia, poca tecnica e una Giana molto ben messa in campo, ordinata, ha fatto poi suo risultato pur giocando, e questo è un aggravante ovviamente, tutto il secondo tempo con un uomo in meno. Devo salutare questo messaggio che mi sembra molto simpatico, arriva da Arturo da Carturo e dice: stasera il gatto non ha mangiato il formaggio gorgonzola. Corrado, cosa ne pensi di Loris Gionta? Sempre forza magicolane. È un mediano che in C, voglio dire, in un organico di una squadra che gioca per vincere il campionato, ci può stare. Poi possiamo discutere se sia o meno un titolare, ma questo poi lo deciderà Mister Vecchi, che tra l'altro lo conosce bene per averlo allenato anche quando era nelle giovanili dell'Inter, quindi insomma è un giocatore che in Serie C ci sta senza nessun problema. Andiamo a salutare Claudio, destinati a rincorrere, no grazie, dobbiamo stravincere, non straparlare. Ciao Claudio. Saluto anche Ivano che scrive: puoi chiedere a Corrado, non era meglio Silvestri che Leverb? Ha giocato di più in Serie C, grazie e buona serata. Ma due difensori completamente diversi per caratteristiche, la società ha scelto Leverb, che sì, ha giocato più in B che in C, in effetti. Credo che insomma parlare dei singoli credo che sia abbastanza riduttivo dopo una partita in cui è stata la squadra che non ha giocato come sa e come avrebbe potuto. Ripeto, è la prima giornata. È chiaro però che i punti persi all'inizio sono gli punti persi anche alla fine, quindi è un pareggio che lascia l'amaro in bocca e che deve far riflettere, perché insomma subire gol dopo che sei passato in vantaggio con loro in 10, è chiaro che c'è qualcosa da rivedere anche nell'attenzione, nella concentrazione. E Vecchi su queste cose del resto aveva già detto qualcosa in Coppa Italia, si sono subiti troppi gol anche in precampionato contro i dilettanti per esempio, quindi i segnali c'erano già arrivati. Salutiamo anche Tommy il terribile e Sofi sempre solo forza Lane, ciao da Tobia Berico. Ciao ragazzi, intanto 0445 490 200 il telefono bolle, pronto, chi abbiamo in linea? Michele, ciao Gioia. Ciao, ciao Michele, ciao, ciao. Allora, la squadra è ancora troppo lenta, macchinosa, ma d'altronde siamo la prima giornata. Non sono contento perché hanno giocato pochissimo sulle fasce il primo tempo e il gol è venuto, penso, dall'unica azione che abbiamo fatto con Costa sulla fascia. E a centrocampo, secondo me, non ha girato molto bene stasera. Il campo era troppo bagnato, non capisco perché la palla ci fermava, l'hanno bagnato in quel sistema lì. E comunque sempre forza Vicenza. Un abbraccio a te, ciao Michele. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Corrado, come rispondiamo? Ma no, è un'analisi che, diciamo, che condivido e che purtroppo credo che Michele ha messo il dito sulla situazione del centrocampo, dove giocando con due mediani e soprattutto con Greco nella finta posizione di trequartista hai tanta corsa ma poca qualità e la palla gira lenta, e questo sicuramente ha favorito gli avversari e ha reso difficile il creare occasioni da gol. Altro Michele che dice: pareggio in casa con la Gian Erminio, ripeto, la Gian Erminio in 11 contro 10 contro una squadra con giocatori di Serie D, difesa da retrocessione, ancora Zonta a centrocampo, ve lo dico già da ora, altro hanno buttato, il calcio si è evoluto e noi siamo rimasti indietro, solo bei ricordi, ormai la dimensione dell'Ane è quella della Serie C perenne. Ciao e buona serata, grazie a te, ciao Michele. Intanto sono ancora al telefono, chi c'è dall'altra parte? Ciao, sono Andrea di Chiupano. Ciao Andrea, eccoci. Ciao, ben ritrovati. Anche a te. Grazie. Ma allora, io ne discutevo anche con degli altri tifosi. La difesa, parlando un po' del calcio mercato, la difesa, diciamo,
è praticamente quella della scorsa stagione, a parte l'ultimo arrivato per costrizione. In avanti hanno fatto secondo me dei buoni acquisti, e ho seri seri dubbi sul centrocampo, perché non mi ha impressionato Carraro, gioca bene ma verticalizza, non mi ha impressionato. E sinceramente, pensare di fare tutto il campionato con Zonta, Cavion e Chester, credo che in questo momento la squadra non sia a livello della Triestina, che ha fatto una campagna acquisti importante, e a centrocampo sono solidi. In queste condizioni mi dispiace, ma non siamo attrezzati per vincere il campionato. Ciao, grazie. Ciao, grazie a te, Corrado. Ma allora è chiaro che, come ho detto prima, quando giochi con Zonta, Carraro e magari ci metti anche Greco, fai fatica ad avere qualità. Insomma, oggi mancava anche Rossi, che era squalificato. Per quanto riguarda l'attrezzare, essere attrezzati per vincere il campionato, aspettiamo il calciomercato che finisce venerdì, perché poi entro venerdì qualche squadra può cambiare e cambierà sicuramente. Andiamo a salutare Gianluca. Purtroppo il gol preso da Confente, il mister ha messo del suo non cambiando il centrocampo prima. Ciao a te, ciao Gianluca, cosa ne pensi qui? Ma il mister non ha cambiato il centrocampo, forse poteva mettere prima Cavion, perché altre poi soluzioni non aveva, se non lanciare il giovane Mogentale. Poi insomma in panchina non aveva poi molto per cambiare. Andiamo, prossima chiamata su Terzo Tempo Biancorosso, chi c'è? Sì, ciao, sono Marco. Ciao Marco. Ben ritrovati. Grazie. Partite come questa gli avevamo indirizzata nella giusta maniera, segnando al 37esimo circa, e lì doveva essere finita. Mi preoccupa un po' questa, resto un po' preoccupato per questa difesa che ha già preso due gol, che l'anno scorso con Vecchi raramente abbiamo preso due gol a partita, insomma. Dopo sono d'accordo anch'io che a centrocampo manca un regista, però speriamo di sbagliare, che il centrocampo sia posto così. Però secondo me ci vorrebbe uno vedetta ai tempi, in attesa se arriverà Ronaldo. Ciao, grazie a te. Ciao, grazie a te, grazie Marco. Corrado. Insomma, come regista in rosa c'è Fausto Rossi, che insomma ha vinto due campionati con la Reggiana non tanti anni fa, quindi insomma il regista c'è. È chiaro che secondo me è anche una questione di sveltire la manovra, perché stasera la manovra era anche decisamente troppo lenta. Diamo prossima chiamata su Terzo Tempo Biancorosso, chi c'è? Ciao. Ciao, come ti chiami? Andrea. Ciao Andrea, raccontami. Oggi sono venuta allo stadio a vedere il Vicenza. Con chi sei andato a vedere la partita? Con chi sei andato a vedere la partita? Con il papà, i miei fratelli e dei miei amici. E allora dimmi chi è stato il migliore in campo e se ti è piaciuta questa partita. Della morte. Il migliore. Della morte. Ok, e che voto dai alla squadra? E poi ti saluto. Sei. Sei. Un bacio, salutami, saluta tutti, in auto. Ciao! Fatemi sentire Forza Lane. Ok. Belli, grazie, belli carichi, su Terzo Tempo Biancorosso. Ciao ragazzi, questa è Stella FM, la radio ufficiale della Neurosi Vicenza, la voce quella di Gioia Corrado. Andiamo veloci a leggere anche qualche messaggio. Paolo dice: vorrei chiedere come vede la situazione di Della Morte. Corrado, resta oppure se ne va? Perché non è chiaro. Ma oddio, premesso che nel mercato non bisogna, cioè può sempre succedere di tutto. Io credo che dopo che il Catanzaro ha preso Buso, credo che rimanga a Vicenza. Credo che insomma questa sia al momento, ad oggi, la situazione più probabile. Andiamo su Terzo Tempo, chi c'è? Ciao, sono Franci d'Altavilla. Ciao Franci, ciao. Ciao, ascolta, io volevo dire a tutti quegli uccelli del malaugurio che hanno appena chiamato, no, perché io secondo me non si va in Serie B anche quest'anno, altro anno da buttare, eccetera, eccetera, eccetera. Basta, siamo alla prima partita e già partiamo così?
già partiamo così, allora fare, cioè, non si fa neanche più l'abbonamento, non si va neanche più allo stadio, si chiude baracca e burattini e tanti saluti. Io la penso così. Io stasera ho visto un buon Vicenza, logico, c'è qualcosa da cambiare, c'è qualcosa da modificare, però è stato un buon Vicenza. Io non ho visto grandi criticità. L'unica cosa per cui mi sono un po' alterata è stato vedere Greco, diciamo, trequartista, però secondo me era una prova e ci poteva stare. Poi sarà quello che Dio vorrà. Io spero che il Dio del pallone ci assista quest'anno, lo spero tantissimo. Incrociamo le dita, bacio, un bacio, Franci. Incrociamo, ciao, grazie. Ciao, grazie a te. Ciao, grazie, ciao. Saluto anche Max da Sovizio che dice: Corrado, ma Golemic è vero che può rientrare tra pochi mesi? Secondo te arriverà un altro difensore in caso di non idoneità? Fammi sapere. Ma oddio, per quanto riguarda la situazione di Golemic, il giocatore ha chiesto riservatezza. Ci sono delle voci che potrebbe rientrare tra un mese, vediamo, insomma è una situazione comunque molto delicata. Andiamo, prossima chiamata, chi c'è per noi? Sì, ciao, sono Luca di Montegalda. Ciao Luca. Ciao, ascolta, una domanda, Zonta poteva essere cambiato prima e magari evitare il gol? Punto di domanda. Ti rispondiamo. Era un po' stanco, si vedeva in campo. È la prima partita, dobbiamo comunque lasciare spazio ai giocatori per ambientarsi con tutti. L'unico appunto era Zonta, si poteva togliere prima ed evitare il secondo gol? Ti rispondiamo subito, ti abbraccio, sempre Forza Lane. Forza Lane. Ma oddio, adesso se vogliamo dare la colpa a Zonta del gol della Giana, del gol del 2-2, io onestamente non sono d'accordo. Tra l'altro è una chiara indecisione dei due centrali difensivi che fanno calciare il Piazza, quando da lì non devi mai permettere che l'avversario calci in porta. Andiamo su Stella, chi c'è? Pronto? Ciao. Ciao. Riccardo da Cittadella. Ciao Riccardo, benvenuto con noi. Raccontami la partita. Sì. Ho visto un bel Vicenza. Gli è piaciuto? Sì, sì. Il migliore chi è stato? Della morte. E sei andato a vedere la partita allo stadio? Sì, sì. Con chi sei andato? Con i miei amici e il papà di un mio amico. Allora fatemi un Forza Lane tutti in coro, così ci salutiamo. Ok, grazie ragazzi, buon rientro a casa, baci, grazie, ciao. Andiamo da David che dice: concordo con Andrea, al momento non siamo favoriti, chiedo a Corrado se secondo lui non è il caso di acquistare qualcuno che sa saltare l'uomo e creare superiorità numerica, perché tolto della morte non c'è nessuno. Assolutamente sì. Molto chiaro. Andiamo, prossima chiamata, chi c'è invece dall'altra parte? Sì, pronto? Sì, pronto, sei in linea con noi, chi c'è? Sì, sono Luca da Vicenza. Ciao. Per Corrado. Sì. Ciao. In curva c'era Golemic, sotto la curva all'inizio della partita, e l'ho sentito con le mie orecchie che diceva una o due settimane e rientro. Questo l'ho sentito con le mie orecchie, ecco. Ciao. Ciao, ti abbracciamo. Beh, se l'ha detto lui, noi ci crediamo e siamo ben felici che possa rientrare, non solo perché darà sicuramente un grande apporto alla squadra, ma anche per, diciamo, la sua questione personale, perché vuol dire che la situazione di salute che l'aveva colpito è guarita, è sistemata, e questo ci fa doppiamente piacere. Andiamo a salutare Erika, speravo in un inizio migliore, ma siamo fiduciosi. Forza Lane da Valdagno, ciao Erika, un abbraccio a te. E poi Daniele: non va bene essere già in ritardo, non va bene essere della morte dipendenti, deluso dalla prima, ma sempre Forza Lane. E allora vi chiedo, siete stati contenti di questa partita? Vi è piaciuta? Siete stati soddisfatti oppure non lo siete stati? Fatemi sapere ovviamente allo 0445 490 200, il nostro numero di linea diretta, oppure il 345 7959 749, WhatsApp, foto, messaggini vocali. Andiamo a leggere ancora qualcosa per Corrado, sentiamolo questo WhatsApp vocale. Ciao Gioia, ciao Corrado, sono Francesco di Torri di Quartesolo e volevo solo dire che non possiamo pretendere di andare da nessuna parte. Ho capito che è la prima partita, però
E a centrocampo, sinceramente, nel senso, vedo una qualità bassissima da parte dei nostri centrocampisti, che sono praticamente un branco di mediocri, perché posso definirlo così, perché Zonta non ha mai dimostrato nulla, è sempre un giocatore che continua a gravitare in Serie C facendo cose mediocri, partite da 6, e non ha mai spiccato, ma d'altronde, nel senso, non si può pretendere nulla da un giocatore che, nel senso, entra mollo nel secondo gol della Gianna Erminio, che fa fatica a fare un passaggio a 3 metri perché lo sbaglia. E vabbè, Greco, tanti anni che ha potuto dimostrare qualcosa, ma non ha mai dimostrato niente, se non tanta corsa come Zonta, d'altronde. Carraro sembra un giocatore anche bravo, ma certamente un altro giocatore da 6, un altro mediocre in mezzo al campo. E sì, praticamente abbiamo una schiera di giocatori mediocri, nel senso, nessuno che si prende una responsabilità di saltare l'uomo. Vedo solo Della Morte in grado di saltare un uomo in questo Vicenza. Quando hai una squadra così, sei destinato ad essere mediocre. Salutiamo anche Andrea, che ci ha mandato questo WhatsApp. Intanto 0445 490 200 che abbiamo in linea. Sì, pronto? Ciao, sono Michele da Vicenza. Ciao Michele, eccoci. Sì, anch'io mi riaggancio virtualmente alla telefonata di Franci d'Altavilla. Cioè, alla fine è un 2-2, non c'è niente da essere catastrofisti o allarmisti. È la prima partita, è calcio d'agosto, cioè abbiamo tutti gli uomini e i mezzi, secondo me, per poter vincere il campionato e poter andare in Serie B. Cioè, è la prima partita, ragazzi, non capisco alcune telefonate di tifosi allarmati, secondo me, ecco. Ti ringrazio, ti abbraccio e sempre forza Lane. Sempre forza Lane, sempre. Ciao, buon rientro a casa. Grazie mille. Ciao a te. Andiamo con un altro messaggio vocale tra pochissimo. Leggo intanto quello che ci è arrivato da Luke. Ciao, voglio due nomi da Corrado per il centrocampo, così non si vince assolutamente, dice Luca. Ma è chiaro che non faccio io il mercato e quindi posso fare due nomi che poi la società ovviamente prenderà o meno in considerazione. Secondo me serve più, come ho detto prima, un altro Della Morte, un altro che salta l'uomo, che porta tecnica, che porta fantasia. Andiamo, prossima chiamata, chi c'è? L'abbiamo perso. 0445 490 200, se non l'avete mai fatto, chiamateci e salvate il nostro numero magico. Questo è Terzo Tempo Biancorosso, si parla dell'Ane con Gioia e con Corrado. Grazie delle foto che ci stanno arrivando, saluto ancora Franco e sentiamo chi c'è dall'altra parte. Pronto? Sì, ciao, sono Davide Trivellini. Ciao Davide, sei in diretta con noi. Forza Lane sempre e comunque. Raccontaci. Allora, io voglio solo dirvi una cosa, ho visto un buon Vicenza come reazione al gol subito, però mi sembra che abbiamo lo stesso problema dell'anno scorso, che subiamo quei gol agli ultimi minuti senza troppa attenzione. Volevo solo sapere, Corrado, se vede lo stesso problema oppure no. Grazie della domanda, sempre forza Lane, ciao a te. Ciao cara. Devo dire che oggi la difesa ha ballato fin dal primo minuto. Il primo gol sul calcio d'angolo grida vendetta, perché c'è un errore clamoroso del difensore in marcatura, ma soprattutto sul loro calcio d'angolo, 3 palloni hanno attraversato l'area di rigore, 3 palloni bassi, e questo denota che ancora la difesa, la fase difensiva non è a posto, quindi c'erano già state delle avvisaglie, quindi il gol poi è arrivato alla fine, ma la difesa stasera ha ballato decisamente troppo. Grazie Corrado, andiamo, prossima chiamata, chi c'è su Stella? Salve, sono il Porco del Laga. Ciao. Volevo chiedere a Corrado se secondo lui non manca un centrocampista centrale di tecnica. Ti rispondiamo subito, ti abbraccio. Grazie. Ciao a te, grazie mille. Ma credo che adesso non posso entrare nella testa di Vecchi, ma insomma
per quel ruolo Vecchi abbia identificato in Fausto Rossi il giocatore di regia, di tecnica, il giocatore che è in grado di dare ordine alla manovra. Stasera non c'era perché era squalificato, vedremo se la prossima partita lo farà giocare. Saluto Franco che dice di scrive una difesa poco difesa, un portiere che non para, oltre tutto poca corsa. Ciao, ciao Franco, grazie. Andiamo, chi c'è dall'altra parte, chi c'è in linea? Ciao Gioia, sono Imerio. Ciao Imerio, ben ritrovato. Ciao, ciao a te Corrado. Ma dare un giudizio così a prima partita è un po' difficile, però a centrocampo l'assenza di Ronaldo e di Tronchin, a me speriamo in rossi, perché Carraro lo vedo lento e è fatica dare giudizi in questo momento, però l'attacco mi pare bene, i due attaccanti, e dopo quando è entrato della morte fa la differenza. Speriamo che vada in condizione fisica, perché ho visto, però è l'unico che salta l'uomo, è l'unico che, ecco, così comunque sempre forza l'ane e essere fiduciosi. Abbraccione, ciao Imerio, grazie. Ciao a te. Saluto Paolo da Padova, dice: per Corrado ce l'avevamo un giocatore così, dal Monte, bastava solamente tenerselo. Beh, lì bisogna capire anche se lui voleva rimanere, perché poi insomma la diatriba vuole andare via, non lo vogliono tenere, non è mai stata chiarita, sta di fatto che non c'è, è andato alla Salernitana e quindi non c'è. Quindi Elena da Grumolo: e si riparte, troppo caldo per giudicare la partita, poveri giocatori, crederci sempre, sempre forza Lani. Ciao, grazie Elena. Andiamo, prossima chiamata per noi, chi c'è? Sono Antonia Baracco. Riesci ad abbassare il volume della radio e pararci direttamente dal telefono, altrimenti non ti sentiamo, grazie. Ecco, si sentite? Sì, abbastanza, vai. Niente, continuo col solito discorso del centrocampista, che va bene, mai risaputo. Secondo me, volevo chiedere a Corrado, secondo me non ha fatto così male come che parlano le verde, secondo me ha fatto una discreta partita come prima partita. Cosa ne pensa Corrado? Sempre forza Lane. Sempre forza Lane, ti abbraccio, grazie, alla prossima, grazie ancora. Corrado, cosa ne pensi? Ti è piaciuto? Diciamo, no? Che si è visto abbastanza nettamente che è in ritardo di condizione, e che soprattutto dopo l'ora di gioco è andato in difficoltà anche atletica, infatti Vecchi l'ha tolto subito. Deve entrare anche nei meccanismi, perché è arrivato da pochi giorni, è un giocatore che può fare, che farà sicuramente meglio di stasera. Io sono molto curiosa di ascoltare anche le parole di mister Vecchi, direi che possiamo farlo tra pochissimo. Lasciamo spazio ancora a qualche chiamata, chi c'è per noi in linea? Pronto? Pronto, pronto? Chi abbiamo? L'abbiamo perso. Abbiamo parlato di mister Vecchi, ho detto, no? Lo sentiremo tra poco con le interviste, grazie a Giovanni Barcaro. Vado a leggere ancora qualcosa. Abbiamo ritrovato anche Andrea dal Brasile, una parola sulla Gian Ermino, una squadra vera, complimenti, con Fente due tiri, due gol, per me stavolta non imprendibili, dice Andrea dal Brasile, che salutiamo, sempre forza Lane. Cosa ne pensi? Beh, sul primo non serve neanche che chieda a un portiere, come faccio sempre, in primo non lo para nessuno perché la incrocia sul palo lontano, credo che neanche Batman. Sul secondo devo rivedere, perché onestamente non ho visto nessun tipo di replay, quindi sul secondo mi riservo di chiedere a portieri veri e anche di rivedere l'azione. Diamo prossima chiamata su Terzo Tempo, chi c'è? Sì, ciao, sono Michele di Carrè. Ciao Michele, sei in diretta con noi, benvenuto. Sì, ciao, ciao. Ciao. Niente, sono deluso sinceramente dell'approccio della partita, pensavo più carichi a centrocampo, ho visto anch'io poca cosa. Di nuovo Carraro, secondo me ha fatto il suo compitino, però non l'ho visto ancora esporsi, provare a saltare l'uomo, fare qualcosa in più, però è vero che per lui è la prima partita in tutti i sensi. E ecco, eviterei magari, almeno dal mio punto di vista, perché la sento da anni e anni la storia che è la prima partita, stiamo calmi, vediamo, perché ormai siamo stati scottati. Sentivo molta gente anche sulla punizione, sul 2-1, dire tranquillo, ho detto aspetta che qui abbiamo dei ricordi, infatti track. Quindi, comunque vabbè, speriamo nelle prossime, però speravo meglio, ecco, sinceramente. Grazie di questo giudizio. Anche a Corrado, sì. Cosa ne pensa di De Col come fascia destra alto, perché
Sì, non so, non abbiamo nessuno in rosa che può fare quel ruolo, ecco, a parte lui. Grazie. Buona grazie, serata. Ciao a te, sempre buona forza serata. Lane, sempre buona serata. Corrado. Beh, insomma, diciamo che nel ruolo di De Colla ha giocato lo scorso anno e ha giocato anche una parte di partita stasera a Tallarico, che è un po' l'alternativa a De Colla. Io credo che i problemi siano stati più in mezzo al campo che sulle corsie esterne, perché la manovra è stata troppo lenta. Andiamo, prossima chiamata su Terzo Tempo, chi c'è? Pronto? Pronto? Chi abbiamo? Rimanete in linea, andiamo a salutare anche Mariano. Beati tifosi fiduciosi, doveva essere la prima di una serie di vittorie, dovevamo dire un grande Vicenza tipo il Catanzaro di oppure con il Mantova, invece la nuova stagione anche in superiorità numerica il gioco del calcio è inesistente, dice Mariano. Tra poco avremo anche un commento da Corrado, andiamo a lasciare libera la linea. Intanto chi c'è? Pronto per noi? Ciao. Ciao, come ti chiami? Riccardo. Ciao Riccardo, sei andato a vedere la partita? Sì. Com'è andata? Allora, secondo me possiamo dire che abbiamo dominato. Mm? E loro hanno fatto solo 2 tiri e 2 gol, peccato. E secondo me il giocatore migliore è stato Morra. Vuoi salutare qualcuno? Mio papà e la mia famiglia. Dai, il papi come si chiama? Fabrizio. Ciao Fabrizio, fammi un grido, forza Lane, tutti insieme. Ciao Lane, forza Lane. Oh, ok, ciao ragazzi, buon rientro a casa, alla prossima. Ciao. Vi abbraccio, ciao, ciao a tutti. Andiamo a salutare anche Simone da Creazzo. Non so che partita ha visto Francesca d'Altavilla. Io ho visto una partita in cui abbiamo fatto un tiro in porta nel primo tempo e al 70° del secondo tempo il secondo, abbiamo subito 11-10, il 2-2 dopo 5 minuti. Non credo si possa dire sia stato un buon Vicenza. Grazie, ciao a te Simone. Andiamo con la prossima chiamata intanto, chi c'è? Sì, ciao, sono Franco da Longa di Schiavone. Ciao Franco, benvenuto con noi. Ciao. Ciao. Niente, volevo intervenire sul suo commento prima su Confente. Volevo sì. dire che secondo me il primo gol era imparabile e anche il secondo, perché l'ha messa a giro nell'angolino. Il problema è come fa a tirare il centrocampista al limite dell'area in quel modo. Cioè, il problema è l'uscita dei difensori dei centrocampisti, ma il portiere era imparabile visto dalla curva. Grazie di questa delucidazione invece. Ti buona abbracciamo, serata. Grazie, grazie mille. Quindi abbiamo avuto la conferma, no, di questo secondo gol che effettivamente era imparabile. Giulio e Lionello, un saluto a Corrado e Gioia. Sono molto arrabbiato, oggi abbiamo pareggiato perché il Vicenza ha spinto fino ad aver segnato il 2-1, poi pensava di aver vinto, hanno tentennato lasciando salire la Giana, la partita finisce quando l'arbitro fischia, questo lo ricordo. Ciao, ciao Giulio, ciao Lionello. Tanto che abbiamo in linea, pronto? Ciao Gioia, ciao Corrado, sono Francesco di Altavilla. Ciao Francesco. Ciao con Teresa, Nicola, Sabrina, che stiamo tornando dallo stadio. Ciao ragazzi, parlatemi vicino perché vi sento un po' lontani, grazie. Mi senti adesso? Gioia, eccola, quindi. eccola, sì. Ecco, allora ho visto la prima partita dell'anno scorso con la Bignolese che abbiamo fatto 0-0. E questa sera ho visto una partita similare, anzi forse peggio, perché abbiamo giocato in 11-10 un tempo praticamente. E io sono sempre fiducioso come l'anno scorso, speriamo che i nostri siano stati solo imballati, come si dice in gergo, la preparazione atletica nostra è inferiore a Gianni Arminio. Ho visto una squadra Gianni Arminio già in palla, abbiamo preso 2 gol da Polli secondo me, e comunque forza Lale e speriamo bene per il futuro. Ciao Gioia, ciao Corrado, ciao a tutti, ciao ciao ciao, un abbraccione a tutta la macchina. Ciao ragazzi, grazie, ciao ancora. Abbiamo parlato di Mister Vecchi, lo sentiamo nella prossima intervista, sentiamo immediatamente le sue parole, sentiamo cosa dice il mister. Alti e bassi, come hai detto tu, abbiamo fatto delle cose molto buone, 2 bellissimi gol, anche un buon gioco manovrato, poi sicuramente favorito nel secondo tempo dalla superiorità, purtroppo è da qualche partita, in questo mese che appena gira uno schiaffo lo prendiamo, perché tirano in porta tutti, chiunque, dai dilettanti, tirano delle e beccano l'angolino, beccano palo rete, è una situazione questa un po' così, un po' particolare, che dobbiamo sicuramente
migliorare e sopperire a questo momento con un po' più di attenzione, un po' più di durezza nei contrasti, anche se la squadra ha spinto tanto, ha dato tanto. È vero che siamo stati favoriti dalla loro espulsione, però abbiamo sempre spinto molto, abbiamo spinto anche i difensori dentro l'area loro, però siamo stati anche poco incisivi, nel senso che occasioni da gol non ne abbiamo create tantissime, nonostante il grande volume di gioco, la grande superiorità del secondo tempo. Spiace perché la partita l'avevamo indirizzata, e questo gol veramente un po' non lo meritavamo, e un po' dobbiamo cercare di un attimino di metterci rimedio con un po' più di cattiveria su qualche contrasto e di attenzione, perché purtroppo in questo momento è un momento un po' così. Anche sul primo gol, nella marcatura comunque c'eravamo, e questo colpisce palo rete, e diciamo che in questo momento non ci va neanche tanto bene. Poi possiamo essere più pimpanti, come dicevi, sicuramente, indubbiamente possiamo, e questa brillantezza magari non ce l'hai la prima giornata, qualcuno deve trovare sincronismi e meccanismi nuovi, perché comunque in campo ci sono anche giocatori nuovi, quindi alla fine, ripeto, non ho niente da dire ai ragazzi sotto l'aspetto dell'impegno. È chiaro che bisogna una squadra forte, queste partite le porta a casa, in questo momento dobbiamo ancora migliorare sicuramente. Queste le parole di mister Vecchi, ti chiederò una parola invece a te, Corrado, tra poco. Intanto lasciamo libera la linea. Chi abbiamo dall'altra parte della cornetta? Pronto, chi c'è? Pronto? Sì, eccoci. Sì, sono Roberto da Quinto Vicentino. Ciao Roberto. Allora, aspetta un attimo che non ti sento bene, mi senti adesso? Sì, io ti sento bene, sì. Allora, niente, io dicevo questo, alcuni ascoltatori hanno detto che la Gian Erminio era già pimpante, perché non dovevamo esserlo anche noi. Io non, cioè, a me non piace questo allenatore, non mi piace, non mi è mai piaciuto anche dall'anno scorso. Io non vedo gioco nel Vicenza, non vedo assolutamente una squadra che gioca il calcio. Sul 2-1 tu devi metterli dentro la loro area e non farli più uscire, perché devi dimostrare di essere una squadra forte, cosa che io non ho visto. Tutti possono dire il centrocampo non funziona bene, giocatori. Noi siamo il Vicenza, abbiamo costruito idealmente una squadra per vincere il campionato. Alcuni dicono è alla prima, no, è dalla prima che si vede come andrà il campionato, e io lo vedo male sulla falsa riga dell'anno scorso. Comunque vada, forza Vicenza, e grazie a voi e buona serata. Grazie, ti abbracciamo, grazie della tua telefonata, Corrado. Ma diciamo che sono d'accordo su certe cose, su altre meno. Sicuramente sul fatto che sul 2-1 bisognava prendere in mano la partita, far girare la palla, non permettere a loro di calciare, di essere pericolosi, questo sono assolutamente d'accordo, perché il gol del 2-2 è la cosa più negativa della serata. Tu con l'uomo in più vinci 2-1, loro non devono non solo non segnare, ma nemmeno creare le opportunità per segnare. Su questo sono d'accordo. Grazie Corrado. Andiamo, prossima chiamata su Stella, chi c'è? Ciao. Ciao, come ti chiami? Marcello. Ciao Marcello, da dove ci chiami? La Vicenza. Sei andato a vedere la partita? Sì. Raccontaci, com'è andata? Bene. Divertito? Sì. Migliore in campo chi è stato, Marcè? Della Morte. Della Morte ti è piaciuta? E come ti è sembrata la squadra? Dai un voto alla squadra oggi. 6. Un 6. Vuoi salutare qualcuno? Gli amici. Quelli che sono lì con te? Sì. Dai, fatemi un urlo, forza Lane. 3, 2, 1. Forza. Un bacio, grazie mille. È un po' emozionato, Marcello. È bello chiamare in radio, no? La radio è proprio per tutti le età, anche i bimbi, ci fa piacere sentirli, che ci raccontino anche come è sembrata questa prima partita, magari la prima partita per loro, Corrado, vero?
Ah beh, può essere, insomma, altrimenti si va sempre quando si è giovane per la prima volta e poi insomma solitamente si ha sempre un grandissimo desiderio di tornare. Diamo prossima chiamata, chi c'è per noi su Terzo Tempo? Ciao! Giù, ti abbiamo perso, devi parlare vicino al telefono perché non ti sentiamo. Ciao Giulia, abbassa il volume della radio, prendi il telefono in mano e parla sul telefono. Questa volta è stata la prima volta che sono andata allo stadio. Eh? E un po' dispiaciuto per 2-2. Sì. Secondo me il migliore giocatore è stato della morte. Sì? Mandami un forzalane! Un forzalane gridato! Oh, bacio, alla prossima, grazie della telefonata. Abbiamo appena finito di dire che ci sono tanti bambini che vanno allo stadio per la prima volta e ci è piaciuta anche questa telefonata che ci ha letto praticamente nel pensiero. Se siete dei nostri, 0445 490 200 il telefono è bollente, quindi spazio ancora un bel po' di telefonate. Chi c'è? Ciao. Ciao. Come vi chiamate? Siamo i bambini di Vicenza. Ciao bambini, come vi chiamate? Matteo? Sì? Mi, Claudio, Matisse. Siete andati a vedere la partita, com'è andata? Dai, raccontatemi. Allora, secondo me, senta bene. Oh, ok, felice quindi. Dai, al volo il migliore in campo e poi il grido. Secondo noi è stato Costa il migliore. Costa il migliore. 3, 2, 1, grido forza l'ane, vai. Ciao bimbi. Ciao. Buonanotte. Eh sì, è che si fa tardi, 23:30 minuti, però i bimbi sono ovviamente ancora in vacanza. Saluto anche Federico che dice notte gioia. No, non è una buonanotte ancora. Siamo molto lunghi, tanti messaggi da leggere, tante chiamate da ascoltare. Chi c'è dall'altra parte? Ciao, sono Denis Antoniazzi di Lonigo. Ciao Denis. Ciao. Sono un po' deluso di questo 2-2, però sono ancora speranzoso. Volevo fare gli auguri a Marco Donà, che è rientrato dopo un lungo infortunio anche lui, e speriamo che la situazione migliori, forza l'ane sempre. Ti abbraccio. Ciao ragazzi, grazie, andiamo da Mike. A tutti quelli che dicono che è solo la prima partita, io dico che l'ultima di 20 anni di fallimenti, una squadra forte si vede già dalla prima. Con l'ottimismo, siamo da una vita in Serie C. Ciao Mike. Scommetto con chiunque che con questo centrocampo restiamo in C. A Corrado ho chiesto due nomi che lui prenderebbe, mi interessa il suo pensiero e non quello del direttore dell'ANE, ma ciao, buongiorno anche a Luca. Lui non te li ha detti i nomi fondamentalmente. Ci ha girato intorno, ma non te li ha detti. Riproviamo, guarda, a chiederlo a Corrado, vediamo se ti risponde. Io penso che prenderei sicuramente un trequartista, un'alternativa a Della Morte. Un mio pupillo è Ciuferri, Flavio Ciuferri, ma credo che chi ci ascolta, pochissimi sappiano chi è. Andiamo a salutare invece un altro Luca da Chicago e buona serata, grazie tifosi dell'ANE che sono veramente in ogni angolo del mondo. Chi c'è intanto in linea dall'altra parte? Pronto? Diretta Radio Stella? Sì, sei in diretta, come ti chiami? Buonasera, gruppo Briante al Bettone. Ciao ragazzi. Allora, tutto bene a partita, diciamo che l'abbiamo vista giusto perché a forza dei gotti che abbiamo visto poco. Però una domanda. Prego. Ma se si sa, insomma, dato che erano uscite un po' di notizie, ma gli altri settori dello stadio, si sa qualcosa di quando vengono aperti, robe del genere, insomma? Corrado. Ma questa è una cosa che la società deve concordare con il comune, ci sono dei lavori da fare, se per settori chiusi intendi la ex curva azzurra per esempio, insomma credo che le possibilità che possa riaprire a breve siano decisamente poche, se non nulle da quanto so. Ciao ragazzi, grazie, buona serata, grazie a voi.
Ciao a tutti, ciao anche a Moreno da Lunigo. Ciao, sarà un anno non facile per il Vicenza, in primis il principale avversario sarà il Vicenza del girone di ritorno. Cosa ne pensi, Alvoro Corrado? Ma insomma, credo che quello che mi dispiace più oggi è che purtroppo quando perdi due punti alla prima giornata sono due punti persi. Questo è, diciamo, è la cosa che più dispiace, perché sul 2-1 la partita poi lì la devi portare a casa. Andiamo, prossima chiamata per noi, chi c'è su Stella? Ciao, buonasera, Mario da Vicenza. Ciao Mario. Allora, io non ho ancora digerito la partita con la Carrarese e che mi ha riaperto una ferita che non si era ancora immaginata, quella ferita del modo scellerato con cui abbiamo buttato via la Serie B 2-3 anni fa, e quindi ho deciso che quest'anno di non ho rinnovato l'abbonamento a Now, Sky, quindi non vedrò le partite perché non ce la faccio più, non posso più di Serie C. Non vedendo le partite non chiamerò per commentare, vi ascolterò sempre con piacere, però siccome non mi piace parlare per sentito dire, quindi, dopo conta che mi conta un attimo questo mio sfogo, perché come ho già detto altre volte, per mia sfortuna graficamente, ma per fortuna dal punto di vista del tifoso, io che ho vissuto tutti gli anni meravigliosi di questa squadra dai primi anni 60, quando mio povero papà ogni tanto mi portava allo stadio con lui e che mi ha trasmesso l'amore per questa magica maglia, e gli anni di Luison, dell'inizio, dei Tiberi, Puglia con la Ussi eccetera, e poi Cinesinio, che ne so, Maraschi, Vitali, Damiani, Gori, Pulicelli, Scopigno, Mascheroni, Montagni, così a braccio, e non ce la faccio più, e veramente, e poi anche perché leggendo la lista delle squadre di quest'anno dico no, veramente, insomma, a parte quel Padova, la Triestina, il Novara, che dico, veramente il mio Vicenza deve giocare con queste squadre. Cioè, mancano solo gli Scappo e Ammogliati, poi ci sono veramente tutte quante, cioè, il Cagliero, per colpa nostra, perché il Cagliero fa, insomma, noi Vicentini e Cagliero dovremmo andare solo alle Terme del Giulone, non a giocare alla squadra in campionato, quindi io ho detto basta, no, non voglio più soffrire, perché io ho sofferto negli anni d'oro, ma soffrivo per la salvezza all'ultima giornata in Serie A come quella volta a Bergamo, e ho gioito per, non so, Rondon, Luterotti, quel 4-3 con la Lazio a Roma che perdevamo 3-0, e quindi ho detto basta, stacco la spina, non voglio più vedere, sperando di festeggiare in primavera sto benedetto primo posto, perché solo questo conta. Però ascoltandovi sempre dopo la fine partita, per carità, perché poi Mario, Mario, trasmissione, ma però Mario, basta. Puoi anche ascoltarci. Scusate, puoi anche ascoltarci sulla radiocronaca, perché poi ok, grazie Mario, speriamo bene, dai, incrociamo le dita, grazie, un po' molto dispiaciuto il nostro Mario che ci segue sempre con tanto affetto. Saluto anche Maurizio. Il tifo e la fede per il Lane sono una cosa, essere obiettivi è un'altra, la squadra vista stasera forse è per un buon piazzamento ai playoff. Ciao Maurizio, sempre forza Lane. Andiamo con la prossima chiamata, chi c'è? Sì, ciao Gioia, ciao Corrado, ben ritrovati e complimenti sempre. Benvenuto con noi, come ti chiami? Ciao, ciao, sono Andrea. Ciao Andrea, ciao. Ciao, ciao, scusami, ciao Gioia, ciao Corrado, ben ritrovati. Ben ritrovato anche per te, grazie. Beh, ecco, no, così, volevo fare un'analisi, qualcosa nuda e cruda così della partita di stasera. Quello che più, e poi volevo un attimo un riscontro da parte di Corrado, quello che più mi ha impietato è che hai fatto tutto un secondo tempo con l'uomo in più. All'80esimo abbiamo fatto il 2-1 e dopo 5 minuti abbiamo preso il 2-2. Cioè, questa è veramente una cosa che mi preoccupa molto. Speriamo sia stato un episodio e di non vederne più, insomma, ecco. Un saluto affettuoso e sempre forza Lane, complimenti ancora. Ciao, ciao, buona grazie, sera. Sempre forza Lane, grazie ancora davvero. Andiamo a salutare tanti amici che ci scrivono, devo dire moltissime foto che ci stanno arrivando anche al 345-7959-749. Se siete andati allo stadio, avete seguito la partita, mandateci queste foto che poi le andremo a pubblicare ovviamente sui nostri profili social. Tra poco leggo il messaggio di Diego, prima ancora spazio alla prossima telefonata su Terzo Tempo, chi c'è?
Ciao Gioia e ciao Corrado. Ciao Beppi, ben ritrovato a te. E ora questa sera non sono tanto contento. Me lo immaginavo, non lo so. Non si può perdere due punti in questo sistema. Dopo si pagano a fine campionato. Comunque va bene, tra poco sono a casa, buonanotte e continuo ad ascoltarvi. Grazie, ciao, intanto. Grazie per il vostro servizio. Ti abbracciamo, grazie Beppi della tua telefonata, so che sei il tifoso dell'ANE, il numero uno. Diego da Vicenza dice: campionato nuovo, solito campionato che al vedere sarà ancora di sofferenza, e basta con la solita manfrina della prima di campionato e vedrete che quest'anno ci sarà un altro Mantova e noi ci dovremo accontentare dei playoff un'altra volta. E se Vecchi dice che ci gira anche male, allora siamo davvero a posto. Comunque sempre forza l'ANE. Facciamo anche due parole su quello che ha detto Vecchi, se sei d'accordo Corrado, ti trovi invece dall'altra parte, raccontaci. No, beh, allora è chiaro che lui difenda la squadra, questo insomma ci può stare. Quando va a descrivere la partita è normale che nei gol subiti ci sono evidenti errori. E nel primo gol siamo in marcatura, ma la marcatura è troppo debole, poca cattiveria, poca concentrazione, non sei sull'uomo, basta anche magari una spallata in modo da che non calci così tranquillamente, senza praticamente ostacolo. Nella seconda azione Marotta, il loro centrocampista, vince tre contrasti, non esiste, vuol dire che lui era cattivo, determinato, e i nostri no. E questo è, diciamo, l'errore, anche perché questa è una squadra che sotto la gestione Vecchi ha costruito, diciamo, il suo cammino subendo pochi gol. Mi pare che in 28 partite, compresi i playoff, quel Vicenza abbia subito 13 gol, mi sembra, e subirne invece due a partita, capite che c'è qualcosa che non funziona. Ma questa squadra, come ho detto prima, aveva già segnalato e aveva evidenziato una difficoltà difensiva, perché ha subito sempre gol anche contro le formazioni dilettantistiche, ed è un segnale che bisogna prendere in considerazione subito, perché è un segnale pericoloso. Le partite si vincono quando si fa un gol più dell'avversario, ma a volte basta fare anche 1-0, 2-1, cioè 10 minuti alla fine tu non puoi subire il gol del 2-2 in casa contro gli avversari in 10. Questo è, secondo me, l'aspetto più grave della serata. Grazie Corrado, andiamo, prossima chiamata, chi c'è per noi su Terzo Tempo? Pronto? Sì, pronto. Ciao, sei in diretta. Ciao, siamo in diretta, no? Sì, siete in diretta, ragazzi, ditemi, come vi chiamate? Ciao. Siamo Roberto e Enrico di Treville. Benvenuti, ciao ragazzi. Grazie, ciao. Secondo noi è incredibile quello che è successo oggi, perché prendere due gol per evidenti errori della difesa contro una squadra che fino a tre anni fa non sapevo neanche che esistesse. Sinceramente, per carità, l'ultimo gol è stato un po' fortunoso, se vogliamo, da parte loro, però non puoi al 90esimo anche solo rischiare di prendere un gol di 10 contro 11, non puoi. Questo dà veramente fastidio e non va assolutamente bene. Abbiamo cominciato male anche quest'anno, speriamo in bene, ma non la vedo bene. Non ti è piaciuta sicuramente, non vi è piaciuta la prima partita di campionato, questo è chiaro. Il primo tempo c'è stato solo il gol, il secondo tempo praticamente quasi solo il gol, è entrato della morte qualcosetta in più, però poco per un Vicenza costruito per andare in Serie B. Questo è un Vicenza, quello che ho visto questa sera, qualcosa in più della Gianni Erminio, sì, ma sicuramente non per dominare il campionato. Insomma, in realtà è la prima, ma se il buongiorno si vede dal mattino non è proprio un buongiorno. Grazie del vostro contributo, ragazzi, buon rientro a casa. Grazie a voi. Grazie, buonanotte, buona serata e buon ascolto ovviamente sulle frequenze di Stella FM. Saluto Silvan. Allora, al secondo gol subito da Confente era angolato, ma lui è arrivato molto lento e a portiere invertito avremmo vinto. Se posso, complimenti al loro portiere, ci manca un altro della morte, ma dall'altra parte, dalla parte opposta, dice Silvan. Beh, allora, cioè, credo che sul primo gol di Morra il loro portiere
sviene praticamente, fa un'uscita che e lì insomma da modesto attaccante dilettantistico credo che neanche Morra credesse a un'uscita così goffa, ritardata del loro portiere, quindi insomma se vogliamo parlare di portieri magari insomma magari possiamo criticare o meno insomma la prestazione del portiere del Vicenza, ma insomma adesso dire che il loro portiere ha fatto una grande partita, anche no, insomma sul primo gol ha enormi responsabilità perché ha fatto una cosa che voglio dire, credo che da portiere sbaglia sia il tempo che come mette il corpo davanti al pallone, tant'è che Morra tocca fa un tocchetto di esterno destro e infila la porta, anche grazie appunto a un'uscita veramente inqualificabile e incommentabile del loro portiere. Grazie Corrado, io direi di dare la parola alla prossima intervista, ascoltiamo le parole di Zamparo immediatamente per noi online. Sì, è un dispiacere, c'è molto rammarico perché avevamo messo la partita sul binario giusto, eravamo anche in superiorità numerica e diciamo che queste partite durante l'anno dovremmo portarle a casa. Meglio che succeda, è successo subito, almeno impariamo la lezione. Queste partite sono troppo importanti da vincere per come si sono messe, però prendiamo la lezione e testa alla prossima. C'è un po' di dispiacere, arrabbiatura anche un po' forse per... Sì, un po' demoralizzati più che altro, perché ci ha fatto capire che per vincere le partite bisogna tirare fuori qualcosa in più, ma non a livello di qualità, di quantità, perché abbiamo messo tutto, ma quella malizia finale che poi ti permettono anche di vincere alla lunga i campionati, no? Oggi ci è mancato un po' quello, abbiamo dimostrato che abbiamo qualità perché siamo andati in svantaggio, abbiamo rimontata, abbiamo anche diciamo addormentata la partita verso la fine, però poi dopo ci è mancato quella cosa per portare a casa i tre punti. Corrado. Sì, credo che insomma Zamparo abbia messo il dito nella piaga, cioè io non mi limito a parlare di malizia, anche se Vicenza è una squadra esperta, con giocatori esperti, quindi insomma certi gol non dovrebbe prenderli, ma parlo di attenzione, di cattiveria che non è la stessa del girone di ritorno del campionato scorso e ovviamente nemmeno quella dei playoff. Credo che stasera per questo motivo il Vicenza abbia buttato via, abbia perso due punti e ripeto, faccio parte di quella categoria di persone che ritiene che la prima giornata sia come l'ultima e ogni partita vale tre punti, quindi prima giornata, ultima giornata, sempre tre punti sono, e quando li perdi li hai persi. Diciamo che la condizione non è ottimale, ma questo vale anche per la Gianna Erminio, e vediamo adesso venerdì chiude il mercato e così poi anche questa pagina verrà archiviata e poi si penserà solo al campionato. Per vincere il campionato bisogna fare molto meglio e il Vicenza magari credo che già quando si ritroverà martedì, lunedì, insomma quando si ritroverà magari sia anche opportuno che i giocatori si confrontino tra di loro, perché ho visto una squadra che a livello di determinazione, di attenzione dopo il 2-1 sicuramente è mancata e il gol degli avversari è arrivato anche per quello. Saluto Paolo di Montegalda, dice: ma è normale che il campo era un po' così tanto bagnato? Normale? Non mi sembrava un campo perfetto. Beh, sai, questa qua è purtroppo, per fortuna, secondo i punti di vista, è una moda ormai che ha preso piede un po' in tutti gli stadi d'Italia, lo fanno in Inghilterra e da un po' di tempo lo fanno anche in Italia. Sicuramente concordo con chi aveva chiamato prima, che ha detto che il campo secondo lui era troppo bagnato, e anch'io ho avuto l'impressione che insomma la palla si rotolasse anche quasi lenta, perché il campo era proprio zeppo, come se avesse piovuto tanto. Però ripeto, queste sono cose che valgono sia per te che per gli avversari, quindi
Non è sicuramente una scusante. Grazie di questa delucidazione. Andiamo con il prossimo messaggio vocale. Chi ci raggiunge? Ciao Gioia, ciao Corrado. Una domanda in velocità per Corrado, visto che lui ha sempre qualche amico che ne sa sempre di più di noi. La questione mercato della morte è chiusa o dobbiamo tremare fino a fine agosto? Un saluto da Roberto, da Altavilla, e forza Lane sempre. Grazie, ciao Roberto. È chiusa questa questione, in realtà si chiuderà con la conclusione del mercato. Io credo che se dovessi scommettere un euro adesso, scommetterei sulla permanenza della morte, ma l'esperienza mi insegna che fino a venerdì alle 20, quando chiuderà il mercato, tutto può succedere e mai dire mai. Grazie Corrado, andiamo, altro messaggio vocale, chi c'è? Ciao, sono Ricky di Vicenza. Allora, secondo me con Fente, primo gol, vabbè, già attenzione, secondo gol purtroppo è arrivato da un'incertezza dei centrali, una difesa molto da rivedere, ma soprattutto manca un play, un giocatore che salta, l'uomo che fa gioco, che apre a centrocampo, e a mio avviso attaccanti molto soli davanti. Per il resto va bene, dai, il calcio d'agosto c'è il tempo per rivedere, per rifare. Mister Vecchi, secondo me, saprà trovare la dritta. Grazie anche a Riccardo. Mister Vecchi sta ancora prendendo le misure, Corrado? Ma diciamo che questa squadra doveva in teoria avere un vantaggio, cioè lavorare sulla base, sul gruppo dello scorso anno. Poi per infortuni, per la situazione Golic, per tutta una serie di motivi, stasera in campo della squadra dello scorso anno mi pare ce ne fossero 4 o 5. A parte il Confente c'era Cuomo, c'era De Col, c'era Costa, c'era Sandon, e poi gli altri erano tutti nuovi, quindi questo è, diciamo, un aspetto che sicuramente non ha aiutato. Fatta questa premessa, purtroppo contro gli infortuni nulla si poteva fare, ma ovviamente lo si sapeva, e questa squadra deve ritrovare quello spirito che aveva la squadra lo scorso anno. Questo è, diciamo, secondo me, il lavoro, l'elemento su cui Vecchi deve lavorare di più, perché questa squadra ha per certi aspetti mostrato un'indole troppo lenta, troppo compassata e un po' anche disattenta, e non è la squadra che abbiamo visto lo scorso anno con Vecchi. Andiamo a salutare anche Luca, che dice: non si doveva puntare ancora su Zonta per me. Come sempre diciamo, sono opinioni che noi rispettiamo. Zonta è un giocatore che, tra l'altro, ripeto, Vecchi conosce molto bene per averlo allenato nella primavera dell'Inter. So che lui lo stima molto, per cui credo che Zonta sicuramente rimarrà a Vicenza, e Vecchi è contento di averlo in rosa. Grazie Corrado, andiamo, prossima chiamata, chi c'è su Terzo Tempo, su Stella? Ciao, sono Franco. Ciao Franco. Ciao. Allora, io non voglio fare polemiche, quindi dirò solo questa cosa qui, diciamo, sul portiere. Comunque, sempre dire che i gol che prende con Fente sono imparabili, per me è mancanza di stima verso il giocatore. Il giocatore fisicamente avrebbe delle doti importanti, però quello che vedo io, che ci mette sempre tanto tempo a andare a terra, cioè che tipi di gol lì li prende sempre quando la palla è calciata da 15-20 metri, un po' angolata o angolata, per carità, ma non era molto potente il tiro del giocatore della Gianna Mino, non è che ha tirato Roberto Carlos, e non era un tiro molto potente, la palla va sempre a depositarsi nel sacco. Ma non era questo quello che volevo dire, volevo sentire Corrado Ferretto, perché dopo sì, è facile a dire secondo lui quali sono le favorite per la promozione, perché secondo il mio punto di vista quest'anno la Triestina è strafavorita, perché ha fatto una campagna acquisti importante,
Fra l'altro, una cosa che non mi piace molto è che gioca con 7 stranieri su 11 di titolari, e io vorrei che almeno in Serie C giocassero i giovani italiani possibilmente. Quindi questa è una cosa che non mi piace da Triestina. Fra l'altro in panchina a tutti gli stranieri, quindi gli italiani ne ha pochissimi. Si vede chiaramente che loro vogliono vincere subito, vogliono emulare il Parma, che il Parma in Serie B aveva tutti gli stranieri, in Serie A tutti gli stranieri, abbiamo visto che tutte le partite ha fatto 4 punti, perché questo sta andando, il calcio italiano sta andando lì, che si schiera sempre più calciatori stranieri. Vicenza da questo punto di vista è latita molto, perché giocatori stranieri noi non ne prendiamo mai, a meno che non siano giocatori stranieri che hanno giocato già diversi campionati in Italia come le Verb, ma noi non andiamo mai a prendere i giocatori direttamente dall'estero come fanno moltissime altre squadre. Volevo che Corrado si sbilanciasse un po' su quelle su quali sono secondo lui le favorite per la vittoria della Serie C. Grazie, vi ascolto per radio. Ti abbraccio, grazie ancora della telefonata, Corrado. Ma allora, premesso che, come ho detto prima, credo che questi ultimi giorni di mercato molte squadre cambieranno parecchio, perché la C notoriamente fa mercato negli ultimi giorni. Sicuramente ho visto la Triestina sia con il Trento in Coppa Italia che contro l'Arzignano. Con il Trento mi era piaciuta molto poco, con l'Arzignano decisamente di più. La Triestina ha un problema abbastanza evidente, che non ha un centravanti, diciamo, forte di ruolo. Bisognerà vedere se lo prende e chi prende, perché prendesse un centravanti molto forte, ecco che diventerebbe sicuramente una squadra molto molto temibile. Poi oggi ho visto il Lecco e diciamo che veramente mi è piaciuto pochissimo, qualità poca. Mi ha fatto una buona impressione il Lumezzane, che ha vinto oggi a Verona contro la Virtus, però insomma non è che mi ha questo squadrone imbattibile. Vedremo domani il Padova. C'è onestamente un girone molto qualitativamente poco attrezzato, ecco, se lo paragoniamo col girone C, dove ci sono almeno 6-7 squadre veramente forti. Sicuramente è un girone che però la Serie C è questa. La Giana è venuta qui con giocatori che venivano dalla D con grande fame, con grande determinazione, e ha portato a casa un punto che alla fine credo sia anche meritato. Quindi, per dare un giudizio sugli organici, bisogna che il mercato sia finito. Sicuramente in questo momento Triestina e Padova sono quelle che per organico sono quelle più attrezzate, ma ripeto, da oggi a venerdì sicuramente molte squadre cederanno e acquisteranno giocatori. Per esempio il Lecco ha perso Buso, per quanto mi riguarda ha perso un giocatore veramente importante, è un giocatore che poteva fare la differenza, l'ha perso e al momento non l'ha sostituito. Magari prenderà un altro giocatore forte, ma in questo momento senza Buso il Lecco è veramente poca cosa. Salutiamo Manuele e Cristian, buonasera a tutti. Anche se non è stata una grande partita, l'emozione non è mancata, perché chi ama il Lane è sempre lì, l'emozione è sempre pronti, si è sempre pronti a tifarla ed è imparagonabile. Forza Lane, puoi fare di più per noi tifosi, Manuela e Cristian. Quindi è un messaggio di buon augurio. Intanto messaggi, foto, questa che arriva da Marti, questa coppia e questa maglia, Corrado che fa la differenza. Sono un uomo semplice, amo il Vicenza e amo la birra, e allora via. Salutiamo anche questo ragazzo e ovviamente la fidanzata. Andiamo a salutare poi Cristian. Giudizio su Greco e sulla sua posizione in campo, grazie. Ma insomma, è chiaro che Greco non è un trequartista, e anche stasera diciamo ha interpretato il ruolo in maniera un po' particolare, perché lui gioca fuori ruolo, come dice Mister Vecchi, lui dove, ovunque lo metti dà grande generosità, grande corsa. Poi è chiaro che a livello di qualità non è certamente della morte, questo insomma lo sappiamo tutti. Però in rosa manca un'alternativa a della morte, un giocatore che insomma sappia saltare l'uomo, sappia creare l'ultimo passaggio, che abbia inventiva, e questo lo ritengo in questo momento la lacuna tecnica più grave della rosa.
salutiamo anche quest'altro messaggio di Cesare che ci manda la foto dallo stadio. I ragazzi con Beppi, stiamo calmi perché è solo la prima, hanno cambiato 5 giocatori rispetto all'anno scorso, sempre forza Rane, c'è tutto il tempo. Francesco da Verona dice: basta negatività, serve grande fiducia. Ciao a te. Intanto chi abbiamo in linea dall'altra parte? Pronto? Sì, ciao, sono Stefano. Ciao Stefano, ciao. Ciao. Allora, io sono arrivato a casa da poco, ho sentito solo il risultato e tra l'altro con il recupero che hanno fatto loro, non dico, mi dispiace, intanto conto di ascoltare la prossima partita, non ho potuto questa qui. Volevo chiedere a Corrado, perché non ho sentito molto, se secondo lui questa lacuna tecnica verrà colmata dal mercato dei giorni che mancano, e volevo anche chiedere se questa formazione, anche dal punto di vista del gioco o di un atteggiamento, è la continuazione, si sta continuando quello che c'era l'anno scorso. Vi saluto e ditemi l'orario della prossima partita, per favore. Grazie. Certo, ciao. Ti abbracciamo, ciao, grazie Stefano, ciao, ciao a ciao, te. Gioia. Ciao, 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 ciao. Ma diciamo che continuazione sicuramente sì, nel senso che a livello di modulo il Vicenza gioca in maniera speculare allo scorso anno. È chiaro che ci sono interpreti diversi, cioè Carraro non ha le caratteristiche di Ronaldo, e questo sicuramente, diciamo, è la differenza più evidente. Anche Tronchin non è Zonta, e quindi quando hai due mediani che sono molto molto decisamente diversi, in uno Carraro e Ronaldo è proprio una cosa completamente diversa l'uno dall'altra, e Zonta e Tronchin si assomigliano ma non del tutto, è normale che fai fatica, insomma, a giocare come giocavi lo scorso anno da questo punto di vista. Per quanto riguarda la situazione dell'acquisto dell'alternativa della morte, credo che sia una possibilità, vedremo anche cosa deciderà la società di fare con Busato e con Cesta. Andiamo a salutare Stefano e ricordo che la prossima partita è domenica 1 settembre alle ore 18 per Golettese Vicenza, in diretta integrale ed esclusiva con Giovanni Barcaro e Luisa Nicalo, e poi ci saremo noi col terzo tempo. Intanto chi c'è in linea dall'altra parte? Pronto? Pronto? Ciao, eccoci, siamo in diretta. Pronto? Giacomelli, dall'Olimpo. Io faccio solo una domanda. Prego. Ma Giacomelli, che è svincolato, non si potrebbe acquistare o rendere partecipi della squadra con dei bonus, qualcosa del genere? Secondo me forse un po' di gioco lui lo farebbe, anche magari 20 minuti, l'ultima mezz'ora, ma visto che non costa niente si potrebbe prenderlo. Ti rispondiamo subito, ti abbraccio, grazie e buona serata. Ciao, grazie ancora. Si parla quindi di Giacomelli, cosa ne pensi di questo ritorno? Credo che insomma tecnicamente è una pista che potrebbe anche essere, diciamo, a livello regolamentare battibile. Non mi risulta che la dirigenza biancorossa abbia come obiettivo di acquistare Giacomelli, sarebbe anche un ritorno. Penso che sia una soluzione che abbia pochissime, anzi nulle possibilità di essere realizzata. Salutiamo Patrizio. Il presidente mi ricorda sempre che i punti della prima giornata sono uguali a tutti gli altri punti delle successive giornate. Un grande saluto e bentornati. Tra poco continuerò anche il tuo messaggio, Patrizio. Intanto lasciamo spazio alla prossima chiamata su Terzo Tempo. Chi c'è? Sì, buonasera, sono Diego da Bassano. Ciao Diego, ciao. Ciao, saluto Corrado. Un breve tra virgolette aneddoto. Io sono stato a Bedollo a fine luglio nella giornata del tifoso, sì, fatta appunto dalla società, e sono stato colpito dall'entusiasmo eccessivo che si è creato. Cosa voglio dire? Parlando con tanti tifosi ho notato quasi l'arroganza, la sicurezza che il Vicenza quest'anno deve andare in Serie B così per grazia divina. Addirittura ricordo un episodio in cui sia i calciatori sia Vecchi vicino agli spogliatoi sono usciti per gli autografi, per le foto di rito. Appena uscito Vecchi, due o tre tifosi, e allora mister quest'anno Serie B sicura. Secondo me se si parte così non si capisce nulla, perché già abbiamo una società che difetta sicuramente di umiltà. Se poi anche noi tifosi riteniamo che dobbiamo vincere per grazia divina, abbiamo sbagliato tutto, perché vorrei ricordare a quelli che dicono noi siamo il Vicenza, siamo le Nerossi e quant'altro, che l'ultimo campionato sul campo l'abbiamo vinto nel 99-2000. Le persone che hanno 30 anni, 25, non sanno neanche cos'è il Vicenza. Dunque, testa bassa,
come ha detto Corrado, cattiveria, grinta e poca arroganza, perché abbiamo visto stasera una squadra mediocre, la Gianna Erminio, che con corsa, voglia e anche un pizzico di fortuna è riuscita a pareggiare in 10 contro 11. Dunque il punto paradossalmente potrebbe essere utile se si capisce che o si gioca alla morte oppure non si va da nessuna parte. Ecco, questo spero e confido possa essere capito e compreso dalla società, ma non penso, perché vabbè, la società non lo stima, ma spero ovviamente in vecchi e i giocatori. Grazie, buonasera. Buona serata, grazie a Diego. Continuo un attimo il messaggio di Patrizio, che ci manda anche un nome da prendere con tanto di scheda tecnica. Lui è Francesco De Rose e dice: bisognerebbe acquistare lui, scrive sempre Patrizio, e bisognerebbe portarlo a casa più che in fretta. Rispetto alla squadra base di vecchi dell'anno scorso, nuovi, un difensore centrale, due centrocampisti, più Greco fuori ruolo, le due punte nuove, 6 su 11 sono comunque tanti. Dice Patrizio, sono cambiati tanti giocatori, quindi probabilmente dice bisogna avere anche un po' di tempo. No, beh, questo l'avevamo già sottolineato prima e quindi è assolutamente diciamo una cosa reale e ha indubbiamente il suo peso. È normale che poi l'analisi della partita non può non considerare il fatto che tu insomma a 10 minuti alla fine con l'uomo in più passi in vantaggio 2-1, nuovi o non nuovi, quella partita lì la devi portare a casa. Ecco, questo è diciamo l'aspetto. Poi per quanto riguarda le parole di Diego, sottoscrivo in pieno: in C o corri o combatti, altrimenti non vai da nessuna parte. Andiamo con la prossima chiamata su Radio Stella. Chi c'è? Allora, ciao Gioia, sono Filippo da Noventa Vicentina. Ciao Filippo. Ciao, non so se avete visto la foto che vi ha mandato mia figlia, quella della birra, amo Vicenza e la birra. Sì, l'abbiamo letta prima. Bravi, infatti l'ho sentita con qualcosa nell'orecchio. Comunque mia figlia non è mia fidanzata, sai? Ah, ecco. Non l'hai scritto. È stato un regalo che mi ha fatto per i miei 50 anni. Ma che bello! Quindi la salutiamo davvero con affetto, la tua bimba, perché ha avuto un bel pensiero per te e ti ha dato anche tanta gioia. Siete andati a vedere la partita insieme oggi. Sì, assolutamente. Riguardo la partita, secondo me il Vicenza non ha giocato male, ha giocato abbastanza bene. Certamente c'è margine di miglioramento, questo in tutti i campionati, e sono d'accordissimo con Diego, l'ultima telefonata che ho sentito, che bisogna volare basso e lavorare molto e piano piano trovare risultati positivi. Ti abbracciamo e ti auguriamo una buona notte. Forza Lana. E ancora ciao. Tanti auguri, ciao, grazie a te. Claudio, Gioia e Corrado da Montecchio, non ho visto tanto bene stasera Cuomo, mi è sembrato molto sottotono, cosa ne pensi Corrado? Ma oddio, adesso una partita così in cui le diciamo difficoltà sono state difensive, per difensive intendo un po' di tutta la squadra, perché per esempio quando prendi gol su calcio d'angolo è vero che mi pare ci fosse Costa sul marcatore loro, e quindi diciamo che l'errore in marcatura è suo, però anche quella palla lì magari devi farla arrivare più sporca, quindi è diciamo una situazione che non vede il singolo ma vede un po' tutto il reparto e anche la fase difensiva, quindi quando si difende anche tutti attaccanti ci sono pisti compresi, quindi sicuramente stasera credo che insomma nessuno abbia diciamo ripetuto le belle partite, non solo dei playoff dove tutti hanno reso probabilmente il 120%, ma anche del girone di ritorno, quindi è stata una partita sottotono un po' di tutta la squadra. Andiamo, prossima chiamata su Terzo Tempo, chi c'è? Pronto? Buonasera, sono Daniele dall'Onigo. Ciao Daniele. Ma vorrei chiedere qualche informazione su Golemic, visto che si è visto la pausa tra il primo e il secondo tempo in curva e nessuno sa niente, e non sappiamo se ritorna o cosa fa, se deve operarsi, se è successo qualcosa di grave, non si sa niente ancora. Proviamo a risponderti, grazie Daniele. Ma è chiaro che Golemic non ha l'idoneità sportiva e quindi insomma ha un problema agonisticamente parlando serio. Il giocatore ha chiesto anche, secondo me ha ragione, un po' di privacy, un po' di silenzio attorno alla sua situazione, e noi ovviamente lo rispettiamo. Ci sono delle
chiamiamole indiscrezioni, che vorrebbero che le cose stessero andando per il verso giusto e che potrebbe risolvere il problema fisico che ha nel giro di una quindicina, ventina di giorni. Speriamo sia così. Sicuramente quando un giocatore non ha l'idoneità sportiva vuol dire che, sempre parlando ovviamente di situazione fisica sportiva, è un problema non da poco. Andiamo a leggere quest'altro messaggio. Ale Marco da Brendola: buonasera, al netto della prima partita di agosto vorrei esprimere la mia delusione, mi sembra che ci siamo un po' gli stessi problemi delle altre volte, lenti nella manovra, prevedibili, senza ripartenze, senza creare superiorità, difesa che sembra sbandata, un portiere che a mio avviso non mi ha pienamente soddisfatto, giocatori riciclati a centrocampo mediocri, note positive gli attaccanti, complimenti davvero a Morra e una fiducia per mister Vecchi. Sempre forza Lane, Ale e Marco da Brendola. Allora parliamo un po' di Morra, Corrado, perché non l'abbiamo fatto. Ma allora ha confermato le sue doti di, diciamo, di bomber, di uno che vede la porta, di uno che sa sfruttare anche gli errori avversari. Nell'occasione del primo gol, sulla palla che gli dà Costa in profondità, lui capisce che il portiere e sbaglia il tempo dell'uscita, è goffo nel posizionarsi e lo beffa con un tocco di esterno, uno scavetto veramente pregevole, perché non era, cioè, a vederlo sembra una cosa facilissima, poi in realtà quando la fai farla così bene non era per niente semplice. Quindi ha confermato le sue doti di goleador. È chiaro che per permettergli di fare tante gol bisogna anche servirlo, e stasera la squadra non è che l'ha assecondato molto. Grazie Corrado, andiamo, prossima chiamata, chi c'è? Ciao, sono Ruggero. Ciao Ruggero, ciao, ben ritrovato. Ecco, sono contento che ci ritroviamo. Grazie. Ecco, ma io volevo capire una cosa, perché sono in particolare d'accordo con gli ultimi, no, che vi hanno chiamato. Insomma, sì, è inutile che ci giriamo intorno. Che dobbiamo metterci proprio le, che non dico cosa. Tanto vorrei vedere il centrocampo sempre a tre. Abbiamo comprato dei giocatori, secondo me, buoni. Davanti non è che abbiamo preso proprio gli ultimi arrivati, secondo me è proprio che bisogna giocarci tutto, bisogna giocare ogni partita e non fare come il nostro portiere che butta dentro un'altra palla. Insomma, le piccoli particolari per noi sono importanti, cioè dobbiamo vincere con tutto e contro tutti, quindi ogni partita dobbiamo stare lì con la testa, i giocatori li abbiamo, bisogna tirare fuori proprio tutto, abbiamo giocatori buoni, è inutile girarci intorno, dobbiamo tirare fuori tutto. Ciao e grazie. Grazie e davvero. Teniamo della morte, perché il mercato lo facciamo buono anche salvando quelli che abbiamo, secondo me. Parte grazie. Che ci vuole un'alternativa. Grazie, ciao. Ruggero, grazie ancora, buonanotte, buon ascolto. Vado da Luciano da Vicenza che dice: ciao, ma nessuno si è accorto che il quarto uomo ha dato i 5 minuti di recupero al 43esimo, togliendo così 2 minuti di gioco? Controllate la registrazione. Io ero in tribuna e in tanti ci siamo accorti di questo errore, Corrado. Allora, sicuramente anche se così fosse, onestamente io non me ne sono accorto, ma diciamo che prendiamo per buona la segnalazione, e il recupero è a discrezione del direttore di gara, può dare quanti minuti ritiene più opportuno e quindi fischiare la fine dopo 3, dopo 5, dopo 4 minuti, cioè sì, purtroppo, probabilmente, anzi sicuramente magari ha commesso un errore, ma questo non inficia, insomma, la regolarità della partita. Vado da Gianluca. Ciao Gioia, ciao Corrado, bello risentirvi dopo tanti mesi, grazie, davvero vi ci siete mancati. Amaro in bocca per il pareggio, ma credo ovviamente bisogna avere pazienza, anzi mancano 5 giorni a chiusura del mercato, quindi bisogna rimediare con 2 buoni acquisti in difesa e centrocampo, questo è quello che credo io. Ciao Gianluca, cosa ne pensi tu? Corrado, quali potrebbero essere i nomi che ci mancano per avere una squadra completa e dinamica e soprattutto vincente in questa nuova stagione, in nuovo campionato? Ma allora, per quanto riguarda il mercato, ripeto, poi negli ultimi giorni succede spesso di tutto e magari ci sono situazioni che fino a una settimana prima erano assolutamente non previste e assolutamente imprevedibili. Io ritengo, da quanto so, da quanto il mio dalle notizie in mio possesso, che il Vicenza farà un acquisto, prenderà un trequartista, un fantasista, un giocatore, diciamo, alla della morte, ecco, per dare l'idea,
per avere magari un'alternativa, una più fantasia in attacco. Poi credo che la società non abbia previsione altri movimenti, so che si stanno valutando le situazioni del giovane Busato che dovrebbe andare a fare esperienza e anche la posizione di Chester. Per il resto credo che si rimarrà così come com'è la squadra, quindi ritengo che non ci saranno altre operazioni, quindi vedo dura che arrivi un centrocampista inteso come mediano e anche un difensore, anche perché probabilmente la situazione di Golemić è molto attenzionata e tutti speriamo che possa rientrare, e allora sarebbe un rinforzo sicuramente importante. Andiamo a salutare Demis, Dario, Fabio e poi Leide da Brandon del Club Biancorosso che ci segue sempre con tanto affetto. Li salutiamo con un grosso abbraccio. Da Bormio, sempre Forza Lane, un grido. Robertino che sta sempre in vacanza, ci scrive sempre in ogni parte diversa d'Italia e del mondo. Paolo da Tiene, manca un centrocampista di qualità e dietro va registrato qualcosa. E poi ci vuole cattiveria, non supponenza. Questo è il messaggio di Simone. Brutto segno quando si prendono gol in tutte le partite, già due partite, due punti buttati, una partita, due punti buttati e alla fine potrebbero costare caro, dice Roberto. Un po' di delusione, saluto anche Giulia, sempre Forza Lane, e poi c'era anche il messaggio di Beatrice, una buona partita secondo me, e ancora vado a riprendere un messaggio che ti riguarda e in qualche modo ti stuzzica, perché Silvan dice: scusate se scrivo nuovamente, vorrei chiedere a Corrado perché si ostina a difendere Confente. Non so, ma facendo i conti l'anno scorso abbiamo perso 12 punti per colpa sua. Ti rispetto perché sei un grande intenditore di calcio, ma perdonami, non mi trovi d'accordo su questo portiere che sembra insomma non piaccia a Silvan fra le righe. Ma allora, premesso che Confente è stato difeso da un ascoltatore che ha chiamato dicendo che dalla curva il tiro di sul secondo tiro è la palla era angolata e Vecchi ha parlato di palo gol. Io per quanto riguarda il secondo gol ho detto che dovevo rivedere perché non l'ho neanche rivisto, e poi come sapete, come ho detto chiaramente, chiedo sempre lumi a un portiere che ha giocato oltre 200 partite in Serie A e adesso allena in Serie A, quindi non ho difeso nessuno. A Silva, mi pare si chiami, vorrei chiedere però una cosa: come mai Confente è stato uno dei giocatori più richiesti nel mercato di in corso e Vicenza non l'ha fatto andare via, anche se c'era lo Spezia che era disposto a pagare profumatamente? Probabilmente sono tutti scemi e non capiscono niente di calcio, perché io capisco che, voglio dire, insomma, ce la si prenda con un giocatore, però ecco, insomma, a volte questa cosa diventa anche un po' stucchevole, perché credo che, insomma, premesso che, ripeto, ognuno ha le proprie idee e noi rispettiamo il parere di tutti, vorremmo però che insomma venisse anche rispettato quanto viene detto. Per quanto riguarda il secondo gol, la mia parola è stata: non ho rivisto e chiederò a chi di dovere, anche perché sì, senza vedere bene io non esprimo un giudizio, quindi non ho detto né che ha responsabilità né che non ne ha, quindi non capisco perché io avrei difeso Confente, visto che di fatto, voglio dire, ho solo preso tempo perché non ho rivisto e quindi non sono in grado di giudicare. Grazie Corrado, andiamo, prossima chiamata, pronto chi c'è? Scusatemi, sono ancora Stefano. Ciao Stefano. Devo chiedere una roba in velocità. Vai. In Vicenza fa ancora affidamento comunque sul ritorno di Ronaldo, chiedo questo, e la seconda è questa: nel parco attaccanti puri, compreso Rolfini, cosa pensa Corrado dal punto di vista tecnico di com'è il nostro reparto avanzato? Vi saluto ancora, vi ascolto. Ciao, grazie, ciao Stefano, buonanotte. Beh, è chiaro che per quanto riguarda il recupero di Ronaldo è una pedina sulla cui la società punta molto, perché vuol dire gli ha rifatto il contratto e insomma è chiaro che quando recuperi dal crociato non hai mai un'esatta data, diciamo, di recupero, c'è chi recupera prima, chi recupera dopo,
e da questo punto di vista, insomma, tra l'altro non so a che punto sia, insomma, la condizione fisica di Ronaldo, che come tutti sapete, insomma, si è infortunato nella gara casalinga con la Carrarese. Quindi ritengo che probabilmente potrebbe essere disponibile verso fine gennaio, ma poi magari il giocatore ci stupisce e riesce a recuperare prima. Però è un giocatore che, da quanto mi risulta, sia vecchi che la società ritiene importante, e quindi anche per questo ritengo che sia difficile che arrivi un centrocampista, perché l'impostazione tattica della squadra, anche l'acquisto probabilmente di Carraro, è stato fatto anche in considerazione di un recupero di Ronaldo che un po' tutti, magari a livello dirigenziale, sperano possa bruciare i tempi e possa essere disponibile magari anche già prima della fine di gennaio, quindi questo sicuramente. Saluto Mark che dice: mi riferisco a tutti quei detrattori di Ronaldo, adesso cercate di ammettere che uno come lui, averlo è un lusso e l'assenza si fa molto notare. Ma anche qua, sai, è chiaro che è facile fare, facile rispondere, perché se Ronaldo è quello che abbiamo visto nel girone di ritorno e ahimè nei playoff, ahimè nel senso che purtroppo si è infortunato con la Carrarese, la risposta è assolutamente sì. Se il giocatore che abbiamo visto nel girone d'andata, per la verità, per obiettività, insomma, non era solo lui a rendere nettamente al di sotto delle sue possibilità, io dicevo che la squadra giocava al 30% delle sue possibilità, poi magari mi credevano in pochi, anche se poi alla fine hanno dovuto, volenti o nolenti, ricredersi. Quindi è chiaro che anche in questo caso dipende molto dalle prestazioni, dallo stato di forma del giocatore. È normale che, per come gioca Vecchi e per come ha strutturato la squadra il tecnico biancorosso, avere un Ronaldo nelle condizioni fisiche, atletiche e di forma del giorno di ritorno dello scorso anno è sicuramente importante. Poi è chiaro che se Vecchi ha voluto Carraro, che tecnicamente per caratteristiche è un giocatore completamente diverso da Ronaldo, probabilmente il tecnico biancorosso aveva in testa di impostare una squadra in un altro modo, perché sì, credo che qua, insomma, si possa essere tutti d'accordo tra Ronaldo e Carraro, insomma, similitudine ce ne sono poche, tutti e due giocano a centrocampo ma poi sono completamente diversi per caratteristiche. Vasco da Vicenza dice: come hanno fatto per l'attacco, sostituire bene Ferrari andava fatto a centrocampo, anche Ferro torna tra 3 mesi, potevano prendere un attaccante da poco, tanto poi torna Ferro, non si possono aspettare i lungo degenti quando hai la B da conquistare, che dici? Questo è un concetto assolutamente corretto, ma ripeto, Carraro a centrocampo è un giocatore che Vecchi conosce per averlo allenato da giovane alla primavera dell'Inter, l'ha detto chiaramente che è un giocatore che ha voluto lui, che è sicuro di poterlo rilanciare, che l'ha voluto per le caratteristiche che ha, che sono caratteristiche diverse da Ronaldo, l'ha detto il mister, per cui voglio dire non è un acquisto tra virgolette sbagliato, è proprio un acquisto voluto con la consapevolezza che è un giocatore diverso da Ronaldo. Magari quando tornerà Ronaldo potranno anche giocare insieme i due, è chiaro che adesso con Ronaldo è in box e giocare non può. Questa è stata sicuramente un'operazione che secondo me il mister ha voluto e ha avallato, quindi speriamo che, insomma, abbia ragione mister Vecchi e che anche Carraro possa salire di condizione stasera, insomma, anche per struttura fisica, quando, insomma, sei 1,90 e pesi probabilmente un'ottantina di chili e fai fatica ad essere al 100% a fine agosto, quindi diamogli magari un po' di tempo per capire e per vedere se riesce anche a migliorare il suo rendimento. Saluto Marco dei Gatti e Goti che fa un po' di chiarezza per quanto riguarda i minuti di recupero dati, sembrava prima del previsto, e scrive: i tabelloni a bordo campo si erano spenti a fine del primo tempo e quando sono ripartiti l'orologio era in ritardo, per me tutto regolare, dice Marco. E Cesare mi dice la stessa cosa: cronometro e tutti i led pubblicitari del campo sono stati spenti, poi li hanno riaccesi inizio secondo tempo, recupero è dato al 43 ma in realtà era al 45, quindi sembra tutto regolare, tutto a posto.
Con Fente va difeso, dice PS, non sempre contestato, mi sembra la storia di Giacomelli, sempre Forza Lane. Ma guarda, è chiaro che poi tra l'altro il concetto di questa trasmissione, non mi stancherò mai di ripeterlo, è di rispettare le idee di tutti. Non capisco perché se uno chiama per difendere Confente non vada bene, mentre ci sono sempre gli stessi, perché poi sono sempre gli stessi che chiamano e attaccano sto portiere, perché poi qualsiasi gol si prenda è colpa del portiere. Che mi ricordo proprio, mi pare fosse Mario una volta, che disse che una volta era Tizio, una volta era Caio, insomma è sempre colpa del portiere. Quando poi è stato particolare vedere che in quest'estate nel mercato 3-4 squadre di B lo volevano, e uno come Gigi Buffon, non io, Gigi Buffon, gli ha fatto i complimenti per le prestazioni durante i playoff. Quindi insomma, io credo che, ma questo lo dico in tutta onestà ed è una mia opinione, la società abbia fatto un errore nel confermarlo, visto anche, diciamo, la situazione ambientale, perché poi insomma i giocatori sentono, ascoltano, e giocare sempre con questo tarlo che è sempre colpa tua ogni volta che si prende un gol è anche difficile. Insomma, tra l'altro lo Spezia metteva sul tavolo anche un discreto pacco di quattrini, e conferma che magari insomma il giocatore proprio scarso non è. Ma ripeto, come ha detto un mio collega di Avellino, dopo le prestazioni di Confente nella partita di ritorno, Confente è ritenuto un buon portiere in tutta Italia tranne che a Vicenza, e probabilmente non aveva tutti i torti. Corrado, dopo questa prima giornata di campionato direi di dare un'occhiata alla classifica e dare un'occhiata anche ai risultati di queste partite. Ma insomma è chiaro che insomma è una classifica molto parziale, perché tra l'altro mancano le partite che si giocheranno domani. C'è Padova-Trento, c'è Pergolettese-Provercelli, e diciamo, le squadre che hanno vinto sono Triestina-Caldiero, Alcione, Lecco, Lumezzane e Renate, e quelle che hanno pareggiato sono Gian Erminio Vicenza, Feralpi Salò-Novara. E quindi la classifica è facile: 3 punti chi ha vinto, 1 chi ha pareggiato e 0 chi ha perso. Vedremo domani, seguiremo con attenzione Padova-Trento, perché il Trento è una delle squadre che ha lavorato bene nel mercato estivo, per quanto mi riguarda, per quello che ho visto non ha il potenziale per puntare a vincere il campionato, ma sicuramente una buona squadra. Ma soprattutto andremo a vedere il Padova, che insomma non dimentichiamo, lo scorso anno è arrivato secondo, e quindi sulla carta è sicuramente probabilmente l'avversaria più pericolosa, ribadendo il fatto che il giudizio sulle squadre della stagione che è iniziata questo weekend, insomma, va fatto dopo il mercato, dopo la chiusura del mercato, perché come ho detto prima, secondo me entro venerdì molte squadre cambieranno, credo che probabilmente qualcuna si rinforzerà, qualcuna cederà, acquisterà, quindi vedremo gli organici definitivi, e poi allora potremo anche avere un'idea più chiara della forza di tutte le squadre. In chiusura invece, Corrado, vogliamo invitare tutti i tifosi dell'Ane a un appuntamento importante che si terrà a Montecchio Maggiore venerdì. Ci saremo sia io, sia te, e poi tanti ospiti. Sì, è un appuntamento che insomma si ritorna dopo la prima edizione dello scorso anno. Quest'anno lo faremo proprio a mercato appena finito, quindi ci sarà anche l'occasione per insomma andare appunto a commentare i movimenti, ovviamente delle squadre vicentine, del Vicenza e dell'Ardignano in primis, ma anche delle rivali, perché come dicevo prima sicuramente a mercato chiuso poi insomma si potrà avere un quadro più chiaro delle potenzialità delle formazioni che parteciperanno a questo campionato. E quindi vi invitiamo tutti quanti in questo appuntamento di venerdì a Montecchio Maggiore, sarà all'interno della Notte Bianca, al nostro stand, quello di Radio Stella FM, per parlare di mercato, per parlare di Lane e non solo. I protagonisti sarete anche voi, perché potrete fare delle domande, e quindi vi aspettiamo davvero numerosissimi. Per quanto riguarda invece la seconda partita di campionato, Corrado, quando ci diamo appuntamento?
Beh, come hai detto tu, si giocherà domenica con fischio d'inizio alle ore 18, si giocherà contro la Pergolettese che gioca domani, quindi magari c'è anche la possibilità di sbirciare, di osservare i prossimi avversari. È chiaro che la squadra di Vecchia è chiamata subito a recuperare i punti persi stasera, quindi bisognerà andare a cercare di vincere in casa della Pergolettese, perché insomma, il campionato non aspetta. Come dicevo prima, i punti persi alla prima giornata sono purtroppo uguali a quelli che perdi alla seconda, alla quinta, alla decima, e è innegabile che stasera il Vicenza abbia perso due punti. Grazie a Corrado Ferretto, grazie a tutti gli amici che ci hanno ascoltato, ci hanno scritto, ci hanno chiamato. È stato un super terzo tempo, prima puntata sicuramente da incorniciare. Noi ci vediamo ovviamente venerdì in piazza a Montecchio Maggiore con questa puntata dedicata appunto al calciomercato. Grazie ancora, buonanotte a tutti e davvero sempre forza Lane. Ciao, ciao a tutti. Avete ascoltato Terzo Tempo Biancorosso, la voce del tifoso. Basta buttare soldi per la tua casa. Combatti la dispersione termica una volta per tutte. Chiama Isola Casa e isola il sottotetto con fibra cellulosa, il miglior isolante sul mercato. Meno 40% delle spese di riscaldamento e condizionamento in bolletta. E il tutto detraibile fiscalmente al 65%. Isola Casa, a Chiampo. Richiedi un preventivo e sopralluogo gratuito. 800 25 10 25. Isoliamo la tua casa in un solo giorno. Isola Casa, a Chiampo, in via Duca d'Aosta 28. Stella FM. Your FM.